Manifestare il giorno degli innamorati per portare a casa i soldi per mangiare. Capita anche questo nell'ex locomotiva economica d'Italia. A Cessalto 220 lavoratori da agosto non hanno più stipendio e solo 40 hanno trovato una ricollocazione precaria con dei contratti a termine. A questo si somma anche la mancata attivazione della cassa integrazione, pare causata da mancate procedure amministrative da parte della proprietà. Gente che non prende soldi, che non prende niente da 6-7 mesi, come si fa ad andare avanti con questa storia? È deluso da tutto, dall'azienda, dai sindacati, da quelli che dovevano proteggerci. Abbiamo sempre dovuto arrangiarci noi in tutto. Oggi la mobilitazione con l'incontro dei sindacati per chiarire la situazione che alla fine sembrerebbe essersi sbloccata. Lo studio di consulenza dell'azienda ci ha assicurato questa mattina che hanno già iniziato ad inviare tutta la documentazione necessaria all'INPS per il pagamento della cassa integrazione. Per cui una prima mensilità è già stata inviata, nei prossimi giorni ci garantiscono che invieranno anche le restanti mensilità. Restano i dubbi per il futuro per i molti operai, oggi cinquantenni, che sanno già quanto sia difficile ricollocarsi. Anche perché la gente ha famiglia, sì, ha gente da mantenere, sì, non siamo qui per niente. Ho fatto una domanda sul fondo pensione, quello che avevo fatto prima, insomma. Fondo pensione e allora sto andando avanti con quelli. Ma comunque, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Noi il picchetto intendiamo continuarlo sempre perché ci sarà sempre la speranza, visto che ci sono autorità politiche che ci stanno aiutando, che qualcuno possa rilevare una parte dell'azienda. Un filo di speranza ci sarà sempre fino alla fine.